Si discute un piano, insomma, importante, un disegno di città. Eh beh, certo. Un disegno di città che lei ha in testa, tra le cose che però sembra vengano meno, questa benedetta rotatoria di via Fiorentina. Ecco, ci spieghi un po' meglio. Non viene meno, viene riprogrammata per il prossimo anno. Ora non compare nel piano triennale delle opere pubbliche perché non si è voluto fare un emendamento a quel piano che ormai era passato nelle commissioni, ma di fatto, essendo giunta all'ultimo tuffo l'adesione della famiglia Carrara per quello che riguarda la finanziabilità della nuova viabilità della Levole e che quindi comincerà a realizzarsi entro quest'anno, il completo sconvolgimento della circolazione che si rende necessario per realizzare la tangenziale a quattro corsie, la nuova rotatoria per accesso alla area commerciale della Levole e quant'altro è incompatibile con la contemporanea messa in lavorazione della rotatoria su via Fiorentina. Quindi la decisione è stata quella di non annullarla assolutamente, ma sospenderne gli effetti per rimandarli al prossimo anno. Che disegno di città esce? Perché parliamo di Levole, lei ha visto, immagino, le immagini che abbiamo raccolto non solo noi ma anche i colleghi di quell'area, che è un'area privata e ovviamente, però insomma, che si può fare? Perché se non si dà un'accelerata al polo digitale, non sappiamo anche lì che fine farà. Che disegno di città ci dobbiamo aspettare? Ma la città, come noi l'abbiamo definita, in cinque motti sovrapposti, la città scrigno, la città coesa, la città ospitale e altre cose ancora, è una città nuova e diversa, è una città impoverita, ma è una città che sta reagendo correttamente, per la quale noi predisponiamo il cambiamento soprattutto in termini infrastrutturali e di servizi ai cittadini. Il nostro impegno fondamentale è quello di mantenere per quanto possibile contenuti gli incrementi tariffari, ecco perché anche sull'incremento dell'acqua è stata chiesta e ottenuta una moratoria per l'applicazione del nuovo sistema di tariffazione dell'acqua che, contrariamente a quanto c'era stato assicurato, ha comportato degli aumenti significativi rispetto ai quali noi prendiamo posizione assolutamente negativa. L'altra è quella sulla Tari, sulla quale noi stiamo lavorando per far sì che la tariffa 2016 sia uguale a quella del 2015, quindi non aumentata.